Ci sono i margini e il modo di poterla fare ora, perché noi insieme alla Santanchè, che è la prima firmataria, a Roma abbiamo depositato già da tempo un disegno di legge per normarla. Ci vogliono delle regole, perché l'Islam, a differenza, molti confondono con la religione, ad esempio nostra, la religione cattolica, non è solamente una religione, è anche legge. Il Corano è uno dei testi della Sharia, per cui molti precetti che noi troviamo nell'Islam non sono solamente morali, ad esempio, come quelli che abbiamo tutti noi, cioè che se uno legge la Bibbia non è che quello che c'è scritto all'interno sono punizioni che poi vengono messe in una legge, per cui bisogna partire da avere un concordato con l'Islam assolutamente, perché così non si può, che abbiamo con tutte le altre religioni. Bisogna che queste persone riconoscano la carta dei diritti dell'uomo, visto che quelli che provengono dai paesi islamici ne riconoscono tutt'altra, che si basa sulla Sharia, dove non c'è l'egualità fra l'uomo e la donna, ad esempio. Ma messi questi paletti andrebbe bene la moschea? Ma messi questi paletti è una legge nazionale chiusa in un cassetto, il PD non li vuole, perché poi va in giro a raccontare che vuole le moschee il PD. Apre le moschee, non fa chiudere tutte le moschee abusive che sono sul territorio, perché forse a Milano ce n'è più di due, a Bologna ce n'è 13, ora ne aprono altre due. Ma a Roma ce ne sono, nonostante ci sia una grande moschea a Roma. Abusive, poi abusive parzialmente, perché una ad esempio le hanno cambiato il piano regolatore, per cui è su un terreno adibito a luogo di culto. Per cui teoricamente quello che gli manca per essere chiamata magari moschea come la immaginiamo noi sono i minareti, ma è una moschea. Allora, fatemi andare. Non sappiamo cosa succede, non sappiamo chi le finanzia.